Ciao amici, ciao a tutti, ciao a chiunque mi sta seguendo. Siamo tornati qui per una nuova puntata su Stranger Things The Game. Allora, oggi vediamo come i nostri amici affronteranno le peripezie. Allora, naturalmente, visto che ci sono anche parecchie missioni secondarie, vi taglierò quelle, diciamo, meno importanti per la storia, per portarvi sul canale solo quelle salienti, altrimenti i video durerebbero un'eternità e sarebbero anche noiosi. Ma noi non vogliamo rendere le cose noiose e quindi facciamo in questo modo. Quindi durante la partita valuterò io quali sono quelle più adatte. Allora, quindi come prima missione dobbiamo, che è quella principale, attraversare le zone isolate e arriva la baita di Hopper. Quindi noi andiamo alla baita di Hopper e andiamo a esplorare queste zone. Quindi la baita di Hopper è qui. Già ce l'avamo stati, ma evidentemente non abbiamo esplorato per bene le zone lì attorno. Ok, quindi dice che dobbiamo andare di qua. Quindi Hopper. Vediamo dove altro potrebbe essere Mike. Ok, avanti, posso vederla. Abbiamo un appuntamento. Dovrei entrare dal retro. Ricordati di tenere la porta aperta e le luci accese. Ok, va bene, ciao. Quindi noi per di qua non possiamo andare, ma vediamo un attimo la mappa se c'è qualche altro posto. Ah, eccolo dove è il retro. Va bene, perfetto, capito. Andiamo. Ciao! Un cancello nella recinzione chiuso con un lucchetto. Deve essere la combinazione di questo cancello. 34, 16, 21. Sì, grandi! Ok, ecco qui la baita di Hopper. Diamoci prima un'occhiata. Aggiornato, appuntamento alla baita. Parla con 11 nella baita di Hopper. Ok, qui. Ah, apri l'altro cancello qua. Ok, va bene. Quindi vediamo prima se c'è qualcosa qui attorno. Qui è tutto buio. No, c'è qualcosa. Ah, c'è una cassa. Vediamo che cos'è. Che troviamo? Un tubo di metallo, chiodi, rotolo di filo, tanta roba. Bene, questa baita di Hopper è ben fornita. Ok, allora andiamo qui. Usa. Non ho letto in tempo. Va bene, 11, eccoti qua. Ehi, 11, sono qui per il nostro appuntamento. Mike, mi sei mancato. Già, ma Hopper non sembrava entusiasta di vedermi. Hopper è pazzo. Tranquilla, posso gestirlo. È figo, tu fai la parte del figo, Mike. Un mingherlino. Certo che puoi, sei un duro. Ok, vediamo un po'. Allora, fissa un appuntamento con 11. Fai un complimento, dai 11 uno snack gustoso. Scegli un bel programma televisivo. Ok. Dovrei fare qualche complimento. I tuoi nuovi vestiti sono fantastici. Il tuo make-up ti fa sembrare grande. I tuoi capelli sono migliorati molto. I tuoi vestiti sono fantastici. Grazie, Mike, ruffiano. Cavolo, fai proprio schifo, Lucas. Dai, perché sei ancora qui? Allora, dai a 11 uno snack gustoso. Ok, quindi uno snack gustoso. Cosa è successo? Sono stata qui ad annoiarmi, ma ora siamo insieme, va meglio? Possiamo sederci? Certo, dammi solo un momento per preparare tutto per il nostro appuntamento. Ok, ciao. Allora, scegli un bel programma televisivo. Ora qui che cosa c'è? Ok, il televisore, che programma? Teresa, che programma dovremmo guardare? Cuore di una certa età. B-Team, il mio nemico Arnold, cuore di una certa età. Ok, a presto. Ok, ora dobbiamo dare uno snack a Undy. Quindi distruggiamo le scatole che si trovano all'interno della scala di casa di Undy. Mi pare giusto. Il frigo contiene qualcosa che posso portare a 11? Gallette, riso, gelato. Oh, gelato! Sì. Allora diamo a 11 il suo gelato. Una cosa per te, che cos'è? Gelato preso dal tuo frigorifero, tirchio, potevi portarglielo. Gelato, ne vuoi un po'? Mi piace il gelato, posso averne un po'? Solo se prometti di non mangiarlo tutto, pure, lo prometto, è il suo, a casa sua. All'ora del programma, spegni tutte le luci e l'interruttore nella mia stanza. Sì, torno subito. Ok, dobbiamo accendere e spegnere le luci. Qui che cos'è? Un po' di energia. Qui, ora ci sono solo interferenze. Bene, qui possiamo costruire qualcosa. Mancano ancora delle cose. Oh! Ah, sì, mancano ancora delle cose. Ok. Qui aspetta. Qui manca. Ok.
manca e qui manca. Ok, quindi va bene, andiamo in stanza di 11 a spegnere le luci. Direi che qui un armadio pieno di vestiti di 11. Sì, fruga nella biancheria. Senti, mi piace l'interruttore. Mike ha chiamato tua madre, si tratta di tua nonna. La nonna? Penso sia meglio se vado a parlargli. Ok, andiamo. Controlla come sta Hopper fuori. Va bene, Mike, sento che Hopper ti chiama. Ottimo lavoro, genio. Va bene, andiamo a vedere. Però prima di uscire io andrei a frugare un po' nella stanza di Hopper. Infatti mi sono trovato un bel medikit, nastro per le medicazioni, la scopa non ci interessa. La cenerina fumante neanche, e andiamo a parlare con Hopper. Può attivare abilità speciale? Ma miseria, un po' più lento, non riesco a leggere. Hopper, carissimo! Mike, dobbiamo parlare di questa cosa fra te e Undy. Cosa? Quindi la nonna sta bene. Bugiardo, pezzo di... Se vorrai mai vedere di nuovo Undy, devi chiudere quella boccaccia, capito? Opere incavolato. Ora mi pare giusto. Ora i personaggi sono giusti, dai. Prima era Dustin, faceva le veci di Mike. Ok, ragazzi, Hopper sa far paura quando vuole. Vedi tu, un energumeno. Non posso crederci. Che problema ha Mike? Mike, ti sta squillando il telefono. Forse dovresti rispondere. Andiamo, Mike. È il nostro appuntamento? Scusami, non posso, devo cancellare il nostro appuntamento. Verrai più tardi? Ho bisogno di stare da solo oggi, sai. Una terribile eruzione cutanea, devo far da mangiare. Mia nonna non sta bene. Mike, stai mentendo? Certo che no, gli amici non mentono. Se ne guai, bello, ma puoi rimediare. Max mi ha mollato 5 volte. Complimenti, Lucas, complimenti, veramente complimenti. Come? Fai l'uomo, vai da lei e portale qualcosa di bello che ti dica. Che dica? Mi dispiace. Ok, aggiornato. L'appuntamento nella baita. Trovo un regalo per 11 nello Starcourt Mall. Starcourt Mall. Starcourt Mall. Ok, vediamo prima qua se ora che abbiamo trovato qualche altra cosa possiamo assemblare qualcosa di speciale. Ma no, sembra sempre che manchi qualcosina. Ok, quindi ok. Allora, ok, va bene, andiamo a vedere un attimo le missioni. Quindi appuntamento, trovo un regalo per 11 nello Starcourt Mall. L'appuntamento di Mike e 11 è stato interrotto da Hopper. Mike dovrà impegnarsi un bel po' per sistemare le cose con 11. Cerchiamo un regalo Starcourt Mall. Allora, da Claire, parliamo qua. Serve aiuto? Salve, cerco qualcosa per un'amica, ovviamente. Dovete essere amici molto intimi se vieni qui per fare un regalo. Vestiti. No, cioè, sì, senta, potrebbe semplificarmi la cosa? Non ho idea di cosa le piaccia. Se insisti, per una ragazza della tua età consiglierei un braccialetto alla moda o un elastico per i capelli. Dai un'occhiata. Allora, nastro per medicazioni. Peluche. Braccialetto con charme. Un braccialetto alla moda con spazio per i pendagli. Questo quanto costa? Prendiamo questo, ma dai, sì, va benissimo. Basta così. Ah! Che cos'è qui? Chi sono? Undy! Mike, perché sei qui? Undy, non dovresti essere qui. Avevi detto che la nonna stava male. Aspetta, posso spiegare? Stavo cercando un regalo per scusarmi. No, ti sto mollando. Gli amici non mentono, ma i fidanzati sì. Andiamo, Max, eh? Max, aspetta. Ottimo lavoro, Mike. Appuntamento nella baia completo. Allora, la missione principale l'abbiamo completata. Siamo riusciti a far arrabbiare Undy, a farci mollare, a spendere soldi senza avere nulla in cambio. Quindi io direi che per oggi le figuracce sono più che sufficienti e pertanto vi saluto e vi invito a seguirmi per il prossimo video su Stranger Things per vedere magari qualche missione più entusiasmante, per sapere se Mike recupererà il suo rapporto con Undy e per sapere se inizieremo a vedere anche un po' più di
azione. Io vi saluto, vi invito sempre a lasciare un like sotto al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di condividerlo sulle bacheche dei vostri social e vi auguro tutto il bene possibile per voi. Ciao e a presto.